with somebody. Amici di Liguria Web TV, abbiamo il piacere in questa nostra puntata di presentarvi una campionessa, una giovanissima campionessa. Quando si è così giovani, 14 anni e pochissimi mesi appena compiuti, si parla sempre di promessa, ma qua abbiamo già una conferma, una vera autentica conferma, con tutti gli scongiuri del caso, perché quando si è anche così giovani poi si può incappare sempre in qualche via traversa dove magari non sfociano i risultati come conseguenza logica di quello che si è già compiuto sino a questo momento. Ma sembrerebbe che non sia il caso della nostra Francesca Fresia di Arma di Taggia, autentica star dell'idea nuoto di Albenga. Francesca, grazie di essere con noi. Allora, ti guardo dal basso all'alto perché riesci a essere più... Quanto sei alto? 1,78. 1,78, va bene, non hai proprio i tacchi, ma via. Insomma, ce la sfanghiamo abbastanza bene. Francesca, l'ultima tua vittoria importante. So che tra l'altro sei stata anche in nazionale in Israele ultimamente. Sì, vero? Sono appena tornata dalla Coppa Common, che è una Coppa del Mediterraneo che si è svolta appunto in Israele, e avevo portato a casa 2 medaglie. Benissimo, tu? Tu in particolare? Io nei 100 dorso, che sono arrivata terza, e nei 200 dorso, che sono arrivata seconda. Benissimo. Senti, qua abbiamo tra l'altro una coppa, un bel trofeo. Che cosa rappresenta questo? Questo l'abbiamo vinto noi femmine, che cioè la squadra femminile dell'Italia ha vinto questa coppa. Ah, complimenti, sempre lì in Israele. Sì. Senti, stai cominciando a girare un po' l'Europa e anche buona parte del mondo grazie ai risultati che hai ottenuto, soprattutto negli ultimi 2 anni. Quando inizia la passione di Francesca Fresia per il nuoto? Molto, molto presto. Ho iniziato a fare i corsi proprio da piccolina, tipo avevo 3 anni, poi ho iniziato a fare l'agonistica a 5 anni. E poi pian piano subito... A 5 anni sbaragliavi già le avversarie? No, non proprio. A 5 anni ancora, cioè, non facevo ancora niente. Ho iniziato a nuotare a Imperia per qualche anno e poi sono venuta qua ad Albenga e ho iniziato veramente a ottenere i risultati importanti. Ad Albenga, dove tra l'altro studi, dove tra l'altro prosegui gli studi, vero? Sì, faccio il liceo sportivo al Giordano Bruno. Ah, liceo sportivo, ne abbiamo parlato in altri microfoni e l'abbiamo tenuto a battesimo circa un anno e mezzo fa. Venite ad allenarvi al Palamarco, al Palasport, sì. Dove io vengo a fare altre cose. No, ma questa è un'altra storia. Senti, le prime vittorie quando sono arrivate, Francesca? Le prime vittorie sono arrivate 4 anni fa. Come ho vinto qualche medaglia ai regionali, ma le vere e proprie vittorie sono arrivate l'anno scorso ai primi campionati italiani. Allora, cominciamo dai primi campionati vinti, perché queste sono le prime soddisfazioni. Poi arrivano quelle importanti e in futuro magari ne arriveranno anche di clamorosamente importanti, però le primissime non si dimenticano mai, vero? No, è la prima volta che sono andata ai campionati italiani. Notavi ancora per Imperia o già per il nuoto di Albenga? No, notavo già per l'Albenga. Porta buona, eh? Sì. Porta buona. Il primo anno che sono andata agli italiani ho vinto i 100 rana. È stata la mia prima gara e è andata subito bene. E poi ho portato a casa anche un argento nei 200 rana e un bronzo nei 200 dorso. Senti, ma è vero che i tuoi hanno dovuto affittare o comprare un altro appartamento e con una stanza in più per tenere tutti i tuoi trofei, le tue medaglie, perché nei cassetti, sopra gli armadi, sopra le mense non ci stavano più? Sì, non ci sta più niente, ormai sono piena. Ecco, poi magari vedremo di riuscire a contarli, anche perché ce ne sono stati altri molto significativi. Intanto diciamo che Francesca Fresia è anche figlia d'arte. Figlia d'arte perché è una famiglia votata allo sport. Il papà era un bravo giocatore di basket che non ha smesso mica da tanto tempo. No, ha smesso quest'anno perché si è fatto male a un ginocchio. Però... Ecco, perché io conosco anche il suo coach molto bene. È stato qua da noi in una delle nostre primissime trasmissioni. Un certo Andrea Lupi, gli dice niente questo? Sì. Ti dice niente l'ospedaletti basket? Sì, meraviglia. Ecco, io vedevo tuo padre giocare nella Benga in Serie C1. Ed era un ottimo giocatore, è vero che giocava da Benga in Serie C1? Quindi se Francesca è così alta, c'è anche il DNA familiare, in particolare del papà,
che le ha regalato questo fisico. Conta molto il fisico nel nuoto, sì, conta molto. La statura conta, sì. Vero? Una fisicità, vero? Sì, perché comunque chi è più alto magari dura più nel tempo rispetto alle persone che magari sono un po' più basse, e quindi poi con il passare del tempo i più alti sviluppano più i muscoli e quindi poi vanno... Anche perché era opinione, ma non solo opinione, erano anche fatti, un po' come succede nella danza, un po' come nella ginnastica artistica e acrobatica, che le stelle, specialmente femminili, sbocciano rapidamente ma sfioriscono anche rapidamente. Invece Federica Pellegrini, e non solo lei, sta dimostrando che si può vincere a più alti livelli anche un po' più avanti nel tempo, vero? Sì, è vero. Cioè, nel nuoto io lo vedo, moltissime ragazze che magari da piccoline andavano veloce, comunque battevano anche me sempre, adesso cominciano a mollare. Non... Beh, loro magari sono rimasti 1,68, 1,70, tu sei 1,78, figuriamoci, fai una bracciata, loro devono fare 1,5, perché poi questa è la realtà, vero? Sì, è vero, è vero. Ecco, senti, adesso cominciamo a scoprire un poco qual è il segreto o i segreti di Francesca Fresia. Intanto uno dei segreti di Francesca Fresia è anche nel suo tecnico, suo numero tutelare, tecnico anche nella nazionale giovanili, che avrebbe dovuto essere con noi. Lo salutiamo. Chi è questo personaggio? Renato Marchelli. Renato Marchelli, lo salutiamo. So che con lui sei già stata Radio Onda Libre 101, sì. Avete parlato, no? Quanto inciso sulla tua crescita e sulle tue vittorie, Renato Marchelli? Renato comunque è sempre stato vicino a me, sempre, e mi ha aiutato a superare momenti difficili e momenti in cui magari andavo in crisi per problemi così vari, e mi è sempre stato vicino e è una persona su cui posso sempre contare. Bene, diciamo che è uno dei tuoi segreti, Ovviamente sarai anche molto severo e pretendere anche molto, sì. Perché alla tua età non ci si deve accontentare, si può sempre migliorare, anzi si deve sempre migliorare, quindi... E cronometro alla mano e qualche urlo in più, Renato Marchelli sicuramente sarà lì a battere il martello sul classico chiodo, sì, vero Francesca? Sì, sì, sempre, però è giusto così, cioè io sono contenta di averlo con me comunque sempre, anche se a volte è abbastanza severo. Però c'è un grande rapporto di fiducia, di stima, sì. E direi anche di affetto a questo, sì, punto, sì, con Renato Marchelli, che salutiamo ancora una volta. Senti, abbiamo parlato prima delle tue vittorie nel rana. Però Francesca Fresia non è solo rana, è valida anche in altri stili, vero? Sì, nel dorso e nei misti. Nel dorso e nei misti. E abbiamo parlato dei tuoi successi che sono maturati soprattutto in questo anno 2013-2014. Vogliamo ricordarli uno per uno? Sì. Ecco, con una cadenza che dia ai nostri spettatori l'immagine vera, lineare, ma concretissima di quello che ha combinato questa ragazza. Ho iniziato a ottenere i primi risultati con la prima convocazione in nazionale a dicembre in Ucraina. Siamo andati a fare un trofeo 5 nazioni e ho vinto i 50 rana, un argento nei 100 rana e un argento nei 50 dorso. E poi successivamente ho avuto i campionati italiani e ho vinto un argento nei 200 rana, un bronzo nei 200 dorso, un bronzo nei 100 dorso, un argento nei 200 misti e un bronzo nei 100 rana. Mamma mia, ecco perché hai dovuto cercarti un'altra stanza dove tieni tutti questi premi. Senti, ci sono anche dei record però, battuti, vero? Ho battuto il record nei 200 dorso. Benissimo. Senti, sei bravissima, sei talmente veloce che riesci a sparare le risposte così come quando batti i record, così come quando batti le avversarie. Francesca, cosa c'è nei tuoi programmi prossimi futuri? Ad agosto ho i campionati italiani estivi a Roma. Il sogno nel cassetto per quando sarai grande? Emulare Federica Pellegrini e migliorarla anche. È vero che ti fanno notare con i più grandi? Sì. Ecco, sì, perché come piccolo è impossibile ormai notarsi. Questo sogno nel cassetto lo vogliamo rivelare? Andare all'Olimpiade, un'Olimpiade. Io sono sicuro che ci arrivi. E poi, guarda, c'è una vecchia leggenda che narra quanto porti buono a passare delle mie trasmissioni, sia quelle televisive che quelle radiofoniche. Tanti buoni auspici per la tua carriera, Francesca, grazie. Perché so che noi ci rivedremo presto, presto, in una data molto... prossima, ma ci rivedremo anche qua altri microfoni per raccontare le tue imprese, perché siamo convinti che sfonderai e farei molto bene. Okay. Grazie di essere... Grazie. Una dedica a chi vogliamo fare delle tue vittorie? Una bella dedica? Una bella dedica la vorrei fare a tutti i miei amici che sono sempre accanto a me. Non sono invidiosi loro, sono i tuoi primi tifosi, vero? Sì. Va bene, allora grazie Francesca di essere stata con noi.
molto gentile, una ragazza strepitosamente bella, una grande atleta, avete sentito tutto quello che ha vinto, ma soprattutto sta ponendo le basi conseguenziali per quello che potrà ancora vincere e portare con l'azzurro il nome dell'Italia attraverso il nuoto in giro per il mondo. Francesca Fresia, campionessa di nuoto e recordman per Liguria Web TV, grazie per averci seguito, alla prossima. Help me somebody.